Lo hanno pestato. Povero sfigato. Che palle, mi fissa sempre. Ciao Lori. Ciao. Scusa se non sono passato da te stamattina. Ma mi sono fatto accompagnare in macchina da mio papà. Tranquillo, ho letto il messaggio. Ma che è successo? Ieri ho preso un calcio che mi sono messo staccasse la caviglia. Mi fa ancora male adesso. Che mezza sega. Si vede che sta invecchiando. Cosa? Oh, non scherziamo. Guarda il vecchio cosa sta facendo. Maggi, via quella palla! Ma come te lo devo dire che qua siamo a scuola e non un campo di calcio? Magari tu fossi bravo nello studio come nello stadio. Allora, ieri abbiamo letto Giorni da Leone, la storia di un ragazzino che realizza i suoi sogni grazie alla sua tenacia e al suo grande spirito di sacrificio. Ma vediamo cosa ne pensa il nostro Higuain. Su Lorenzo, illuminaci. Beh, veramente io mi sento molto vicino al protagonista. Anche io ce la sto mettendo tutta per diventare un vero calciatore. Sì, uno vero intendo. Uno di quelli che giocano in Serie A. Un campione. Oh ragazzi, basta! Cosa c'è da ridere? È bello avere dei sogni. Pensare di diventare migliore di quello che si è. Questo ovviamente non ti autorizza a palleggiare in classe. Chiaro? Sai cosa ti dico? Che vadano a farsi fottere. Io ci credo che tu diventerai un campione. Sì, un campione. Correrà sotto la porta, caricherà il tuo sinistro e poi SPENG! Là, sull'incrocio dei pali. E gol! La curva. Ah! Un modello. Verranno giù gli spalti, cazzo. E io sarò lì e mi farò figo quando mi intervisteranno per chiedermi com'eri da bambino, dicendogli anche che sono il tuo migliore amico. Ciao ragazzi! Ciao Irene! Ciao ma! Lori, se passi oggi faccio la torta di mele, la tua preferita. Ah, magari. Purtroppo oggi è la partita di recupero di campionato. E la verifica di domani? In qualche modo vedrò di farcela. Dai! Ora vado che ho giusto il tempo di mangiare qualcosa. Ciao! Ciao Irene e grazie ancora per l'invito. Ciao Lori! Sei sicuro che la risposta sia acido desossiribonucleico? Sì, il DNA è proprio quello. E poi l'ultima cosa che ho studiato ieri sera. No, l'ho toppata. Ho dimenticato il desossi. Cavolo. Pronto, ciao pa. Che c'è?
Come mai? Ok, va bene, arrivo. Mio padre vuole che vada direttamente al ristorante. Perché? Non lo so, non me l'ha voluto dire. Che palle, spero che non abbia bisogno di sala perché oggi non c'ho proprio voglia. Vabbè, ciao. Ciao nonno, portami la caffè. Ciao Rory. Ciao va. E va? Vedi là in sala, ti sta aspettando. Salute. Eccoti, vieni Lorenzo. Ciao Lori, caviglia? Sì, ora va meglio, mister. Ascolta, ti presento il signor Neri e il signor Ferri. Piacere. Piacere. Sediamoci, vieni Lorenzo. Sì. Senti Lori, i signori hanno visto la tua partita ieri. Vorrebbero farti qualche domanda. È vero che hai giocato con una caviglia contusa? Sì. Sì, è vero. Ciao, ma... Vai, Lorenzo? L'ho chiamato suo padre. Mi ha detto di andare al ristorante. Che tu sappia, è successo qualcosa? Non mi sembra. Però in effetti stamattina è venuta la cameriera a ritirare il pane mentre di solito passa sua madre. Boh, strano. Salve. Arrivederci. Oh, finalmente. Ma che cacchio c'hai in testa? È un gatto morto? Piantala subito, che è l'ultima canzone dell'Irene. Povera mamma, non capisco perché insista nel volermi rifare. Ti ricordi quelli che ci ho fatto in prima elementare? Quando giocavano nella mia sala, quelli del Real Football Club. Sì, sì, mi ricordo. Capite, hai voluto fare il fenomeno, ti do effetto. Ti do effetto e hai rotto la bomboniera del matrimonio della Mariuccia. Anche così, addio pallone. Vero, vero, però che tiro, eh. Un tiro così non ne fate nemmeno te nelle tue migliori partite. Sennò a quest'ora eri già alla Juve. Povera Marluccio, però che tiro. Che hai, sei preso male? Non dirmi che stai ancora pensando a quello che ti hanno detto in classe. Fidati, non capiscono una mazza quelli. Oh, mi vuoi dire cosa sta succedendo, sì o no? Ieri... sono venuti dei tizi della Juve che mi hanno visto giocare e mi hanno chiesto se volevo andarmi a allenare da loro. Poi, se tutto va bene, dall'anno prossimo potrei stare fisso a Torino o tornare solo il fine settimana. Mi viene il culo, vero? No. Sei serio? No. No! Grande! Noi vogliamo il Maggi Serie A! Noi vogliamo il Maggi Serie A! Che palle! Ma che cazzo c'hai? Ti hanno dato la notizia più bella della tua vita, la più importante, e tu sei preso male. No, è che... È che? È che me la sto facendo sotto. Sai, ieri quando sono venuto non ho detto praticamente niente. Che figuracce. Sai cosa ci vorrebbe adesso? Una bella fetta di torta di mele di tua madre. Ne sento ancora il profumo. E tu stai a pensare alla torta di mele di mia madre? Ma pensa piuttosto alle tipe che avremo fra le mani, no? Certo, se vedi con quel cappello non ci cagherà nessuna. Dai, andiamo. Se puoi parlare con te è impossibile. Raga, sapete che il mangi va da Juve? Sì, e io mi si taglio. È vero, eh? Beh, Lori? Davvero? Grande. Grazie. Sei proprio uno stronzo. Ragazzi, seduti! Che fai, Lori? Tra
questa e quella di musica non ci passa più oggi. Ehi, ti va se studiamo insieme oggi? Alessia! Sì, sì, prof. Allora? Sì, va bene. Dai, dacci conto. Hai visto che ti dicevo? Tipe, tipe, tipe! Quindi sabato sera ultima partita del Real FC? Che se no mi vai a Torino e non mi canchi più. Impossibile. Mi raccomando, Magge, vai di bacio con l'Ale, che secondo me a lei piace. Chi è? La Juve? No, è solo Paolo. Cosa vuole? Mi ha invitato sabato sera alla festa di compleanno a casa sua. Che strano. Ah, dai, ci vado anch'io, mi accompagni. Io sono a Torino, ma penso bene di arrivare in tempo. Mamma, hai messo le bibite in frigo? Sì, tra poco vi preparo anche i popcorn. Perfetto. A che ora gli hai detto di venire? Avrebbe già dovuto essere qui. Però so che oggi aveva gli allenamenti di calcio a Torino. Mamma, vai di là, su. Che dopo, quando arriva Lorenzo, dobbiamo parlare di cose importanti. Tipo? Tipo... tipe. Sì, ti, pe. Su, mamma, siamo grandi ormai. Dai, mamma, vai a preparare i popcorn. Sì, grandi. Vedo. Chi è? Salve. Ah, ciao, Lorenzo. Alessia! È arrivato Lorenzo. Mi raccomando, sì, fai la brava. Ciao. Che fai, mamma? Andiamo. Dai, allora buonanotte. Dai, facciamoci un selfie. Dai, poi te la mando. Vado perché sennò mia mamma. Baci, baci. No, è vero. Teo, la partita del Real. Hai visto che regalo di merda che mi ha fatto? Non avrà nemmeno speso 20 euro quel marcione. Sì, beh, un marcione che però si farà i soldi. Dobbiamo tenercelo buono. Sì, però, sempre a distanza, Se solo penso a ieri sera che ha provato a baciarmi. Cosa? Che schifo, ma tu pensi che io stia con un cesso del genere? Sto solo aspettando che mi presenti qualcuno di davvero figo della squadra. Vabbè,
Comunque, con o senza soldi rimarrà sempre uno sfigato. Cioè, vabbè. Ciao Irene! Ah, ciao Lori! Aspetta! E Teo? Non viene a scuola. Ha le sue solite febbri, ha cominciato stamattina e gli è salita fino a 40. Abbiamo dovuto chiamare il dottore, sai com'è? Starà così qualche giorno. Non preoccuparti Irene, passerà. È sempre passata. Erano anni che non succedeva e avevo quasi sperato. Vabbè, dai, non preoccuparti. Vai a scuola e dì ai professori che sarà assente qualche giorno. Lo farò. Ah, Lori, non sentirti in colpa. Nella vita a volte non si fa la cosa giusta, ma si può sempre rimediare se si vuole. Matteo ci è rimasto male, ma ti adora, lo sai. Grazie. Digli che mi dispiace per sabato sera. In questi giorni devo andare a Torino per gli allenamenti perché giovedì c'è una partita contro il Como. Ma venerdì passerò di sicuro. Comunque ci sentiamo. Ciao! Sei mancato. Più di più. Ciao Lori, guarda cosa c'è. Il profumo della torta di mele. Mi sento di nuovo a casa. Partita? Palla in campo! Matteo si muove, prende la palla! Inizia, palleggia! Si tira indietro, prende la palla, sento il tiro!